Vado, una raffica breve. Ragazzi, abbiamo scritto sopra lo schermo del telefono. Ben ritornati a Boys and Girls qui su Lion Lab. Oggi vedete che in mano ho un telefono nuovo. Bello, fantastico. È un regalo per te, Anna. Davvero? Assolutamente sì. Però questo stesso telefono è anche il soggetto di test del video di oggi, perché è un telefono super duro, resistente, vedete, è anche bello grosso, perché è proprio bello pesante. Adesso lo andremo a fissare qui e sono sicuro che sul tavolo già state vedendo tutte le cose che abbiamo. Queste non sono armi reali, attenzione, ripeto, non sono armi reali, sono armi soft air, quindi quelle che si usano per spararsi a vicenda, sparano dei pallini di gomma, non sono giocattoli, quindi non giocateci se ne avete, tuttavia sono... non fanno male, ecco, diciamo così. A parte se colpiscono negli occhi, infatti bisogna indossare gli occhiali protettivi che noi indosseremo. Prima di tutto fissiamo il telefono di Anna qui dentro la nostra morsa. Ma me lo rompi? Assolutamente no, Anna, non ti devi preoccupare, perché abbiamo comprato dei vetri temperati, no? Quelli che si mettono, le pellicole da mettere davanti ai telefoni. E ne abbiamo comprato un po'. Vedete, ce ne sono due dentro ciascuna di queste cose. Quindi il tuo telefono, Anna, dorme tranquillo, non ha pericoli. Vieni, vieni, avvicinati, guarda bene, mettiti dietro di me. Adesso ne mettiamo una. Ma non dovevi metterla prima di... Sì, però stai chiacchierando troppo tu, eh. Ma così non la riesci a mettere. Guarda che si mette benissimo. E non solo, perché tu dici, ma questo telefono mio, io ci tengo, già mi piace. Quindi ne voglio di più. E allora noi ne mettiamo una seconda davanti, perché stiamo creando, ragazzi, il telefono indistruttibile. Abbiamo ancora altri pacchetti, ne mettiamo ancora. Questo telefono deve essere il tank. Vi ricordate su Teardown che abbiamo Armandissimo, no? Il carro armato più grande di tutti. Bene, questo telefono a confronto è una titanica. Guardate, ne mettiamo ancora. Così. E ne mettiamo ancora uno altro. Sì, perché lo vogliamo bello protetto. Anche perché deve sopportare dei bei bottoni, eh. Secondo me così è abbastanza. Ne abbiamo altri però, ragazzi. Secondo me... Ma cosa ce li teniamo a fare? O cosa dite? O ce li conserviamo? Conserviamoceli. Un pacchetto ce li conserviamo. Potrebbero servire un'altra volta. Quindi questi li lasciamo da parte. Il telefono però, avvicinati, guardalo bene. Mi sembra bello protetto. Vedete, tutto questo pezzo qua è tutte pellicole che lo proteggono. È indistruttibile. Secondo me non c'è storia. Però ci siamo dimenticati di metterti la luce a te, Anna. E adesso sì che siamo pronti a ballare, boys and girls. Lo ricordo di nuovo, arma soft air, è una replica di un'arma vera, però come vedete c'è l'anello di plastica colorata che la distingue. Però prima di iniziare, Anna c'ha i suoi occhiali protettivi, io mi metto i miei perché i pallini potrebbero rimbalzare e negli occhi ovviamente fanno male. Allora, da che angolazione vogliamo iniziare? Secondo me dobbiamo partire dal dietro. Dal dietro, perché giustamente è il lato più tranquillo, no? Inquadra anche il telefono, così lo vediamo bene. Dietro ha tutta la gomma più forte, quello è il davanti, non è il dietro. Tu non sei per niente una brava videocameraman. Io ti sostituisco con Willy il coyote. Bene, ok, adesso guarda a me. Ok, carichiamo. E proviamo il primo colpo, eh. Da qui, da lontano, ovviamente. Ha colpito? Boh, proviamone un altro, attenzione, eh. Inquadra il telefono, che... Si deve vedere se si vede il pallino, magari. Allora, sono certo che abbia colpito. Vi faccio anche vedere il danno che fa sul cartone, perché altrimenti voi dite, ma Lion, ma questo spara tipo le puzzette. Guarda quel cartone che c'è lì in basso. Avvicinati pure, tanto non ti colpisco, stai tranquilla. Guarda lì. Hai visto? Inquadra il buco, inquadra il buco. Avete visto? Cioè, il buco lo fa. Lo fa e anche lo fa bene. Diamogli un'altra botta, dai, vediamo se magari ci acchiappiamo di più. Beh... Ragazzi, qua, avvicinati, è finito i colpi. Però, vedi dei danni? Si vede qualche segno lasciato dalle palline? Sì? Beh, però il telefono funziona ancora. Andiamo a vedere il davanti, eh. Mi auguro che funzioni ancora. Funziona benissimo. Come nuovo, anzi meglio, perché adesso ha testato la sua potenza. Fatemi sapere nei commenti se volete vedere altri video di test di cose tecnologiche o altro che possiamo provare a distruggere proteggendole prima. Scrivetemi nei commenti magari che cosa siete curiosi di vedere, se è resistente. Cose magari che sono vendute come astro resistenti. Sì, il segnetto si vede comunque, questo è il segnetto della pallina, anche qui ce n'è altri. Gli ha lasciato un po' il segno, però non gli ha fatto niente. Direi di provare... Prima di provare con questa, perché questa qui, ragazzi, ve la presento. Di nuovo arma soft air, quindi non un'arma reale.
si vede benissimo dal boccaglio colorato, però comunque bisogna prestare attenzione, voi non replicate ciò che vedete assolutamente, guardatevi il video, gustatevelo e basta. Comunque questa qui è suprema, è un'arma soft air bellissima, di quelle che usano, no, per fare, avete visto quei video dove si affrontano l'uno all'altro, soft air, le persone, questa è super professional, quindi questa ce la teniamo per tra un attimo. Adesso dobbiamo provare il davanti, quindi fatemi vedere se sono capace, così, togliamo questo, no? Ci mettiamo dentro uno nuovo, così, e chiudiamo. Perfetto. Mamma mia, mi sembra di essere su Left 4 Dead a uccidere gli zombie. Andiamo davanti, vieni anche tu. Allora, miriamo allo schermo, adesso. Mira, inquadra lo schermo, perché qui potrebbe succedere... Avvicinati di più, non succede nulla. Se anche i proiettili colpiscono la fotocamera, non succede niente. Pronti? Qua potrebbe esserci un danno, e vediamo se le nostre pellicole hanno subito l'effetto desiderato. Meno 3, meno 2... meno 1, kawabanga baby. Urca. Allora, si è visto il cambio di colore sullo schermo? Come abbiamo colpito? Vieni a vedere. Ha colpito all'incirca sul pulsante start, eh? Però mi pare che non ci siano segni, cioè lo vedo perfetto come prima. Proviamo un altro colpo. Distanza ravvicinata. Inquadra da vicinissimo, vai, vai. Allora, qua bisogna farsi una domanda. Ciò che si è infranto sarà sarà lo schermo protettivo o sarà lo schermo del telefono? Avviciniamoci. Allora, accendiamo prima di tutto il telefono. Egli si accende. Vai più vicina tu però. Ok, proviamo a rimuovere una pellicola. Che queste tecnicamente ora se le stacchi non si riattacca più. Però qualcosa si è rotto, qui non c'è dubbio. Eccola. Ah, vedi. Guardate. Questa è la prima pellicola, vedete, che si è infrantuma in mille pezzi. La rimettiamo però, perché comunque il suo lavoro di protezione secondo me lo fa lo stesso, eh. E ha funzionato benissimo, quindi abbiamo dimostrato in questo video che mettere la pellicola sullo schermo del telefono serve. Facciamolo tutti, io non lo faccio, adesso lo farò, perché ho dimostrato che funziona. Diamoci un'altra botta però. Ok, proviamo, perché vediamo quanto effettivamente regge. Guarda, ha spaccato di nuovo, hai visto? Un ultimo colpo? Mamma mia! Meno male che abbiamo gli occhialini, tutto in sicurezza. È finiti i colpi. Bene. Che danni abbiamo riportato? Fatemi dare un'occhiata. Abbastanza, secondo me. Bisogna vedere se è soltanto la prima pellicola o se invece ne sono partite più di una. Non voglio coprire la vostra visuale, ragazzi. Qui anche la seconda è andata, La prima è in mille pezzi, io gliela lascio però, ma secondo me questa è andata, va tolta, cioè è completamente distrutta, non può più rimanere. La seconda è un po' rotta però, il telefono è perfetto tuttavia. A questo punto dobbiamo passare a colei che io ho soprannominato The Armageddons. Vi devo far vedere prima la sua potenza di funzionamento. Allora, colpo singolo, vedete? Colpo singolo, potenza, pazzesca. Colpo a raffica, guarda qua. Cioè, voi avete sentito la velocità di proiettilanza di questa follia? Cioè, avete sentito? Ve lo faccio risentire, guardala. Cioè, una cosa fuori dalla testa. Perciò, secondo me, qui spacchiamo tutto. Ok. Vieni. Inquadra, brava, tanto abbiamo gli occhialetti protettivetti. Ok, vado, Inquadra anche un pezzo della canna del fucile. Brava, così. Bella inquadratura. Vado, una raffica breve. Ragazzi, abbiamo scritto sopra lo schermo del telefono. Scusatemi, era andata un po' la sciarpa davanti al microfono, spero non vi abbia dato fastidio, ma guardate cosa abbiamo fatto. Abbiamo scritto un uomo che caga. No, sembra tipo seduto coi piedi in avanti. Faccio un'altra smitragliata breve? Inquadra lì tu, Mamma mia! Beh, dobbiamo vedere se abbiamo creato dei danni al telefono a questo punto, Perché qui la pellicola protettiva dovesse aver salvato il telefono da questa sraficata. Vuol dire che dobbiamo davvero... Cioè, abbiamo sbagliato tutti noi che non la usiamo. Perché funziona benissimo se ha protetto. Sta sciarpa... Ragazzi, io vi chiedo scusa se sta andando davanti. Guarda, che stupido che sono. Ecco qua, Tolgo il primo. Mi dispiace quasi perché secondo me ha fatto un bel lavoro, Eccolo. Mamma mia... che polvere di vetrillo, non respirare. Due sono andati, Li metto qui sul tavolo se li vuoi guardare. Sono proprio andati quei due.
Ne rimane uno. Abbiamo fatto bene a conservarcene, perché anche qui, guarda, l'ultimo, pure questo, è andato anche lui, eh. Ha protetto real good, ma è andato. Lo schermo del telefono, ragazzi, perfettamente intatto, funzionante, non ha subito danni grazie alla potenza di queste protezioni. Io direi che un'altra raffica gliela diamo sulla parte dietro, perché non abbiamo provato. A esaurimento delle munizioni, eh. Inquadra, stai lì. Sei sempre troppo lontana tu, zia, dall'oggetto. Non ti avvicini di più? Vabbè, non fa mica male, hai gli occhiali. Comunque va bene. Vado. Mamma mia. Peppina. Avete sentito la pioggia di proiettili dappertutto? Che si infrangevano in tutta la stanza. Bellissimo. E tra l'altro alcuni dei proiettili, se noti, grande la potenza, si sono spaccati, eh. Vedete questo? Questo è un pallino che però si è spaccato. Tanta è la forza. Tuttavia... tuttavia, attenzione, possiamo liberare il telefono e affermare che si è abbozzato, qui, vedete, qua. Tuttavia è perfetto, anche il vetro non si è rotto, qui giustamente ha assorbito bene i colpi. Ovviamente questo video non è sponsorizzato da questo telefono, e nemmeno dai vetri protettivi. Però, insomma, possiamo dire che hanno fatto il loro lavoro. Vediamo altre prove però, perché dobbiamo fare un altro video dove proviamo ancora altre cose. Fatemi sapere se avete delle idee nei commenti su altri modi in cui possiamo provare a frangere il telefono indistruttibile. E Lion out!